Allora, Angela, qui sono raccolto in una cena con degli amici e ammiratori della tesi, di cui anche lei è ammiratrice e la coltiva con dei contributi notevoli. Questo signore mi ha pregato di inviarle un saluto in tedesco. Aber ich habe schon Deutsch vergessen oder fast vergessen. Perciò parlo italiano, sapendo che lei, oltre alla lingua nativa del suo paese, parla un ottimo italiano acquisito, mi pare, mi ha detto una volta, a Milano, quando era studentessa lì in qualche modo. Bene, adesso gli rinnovo la stima che ho per lei, l'ammirazione per quello che sta facendo e mi auguro che almeno lei abbia un successo più rapido di quello che ho avuto io, che ho cominciato 30 anni fa e solo adesso comincio a raccogliere frutti e anche concreti, perché sto a una cena di una cinquantina di persone e mi fa immensamente piacere che questi 30 anni sono stati utili a far espandere una scoperta che rivoluzionerà la conoscenza del Medioevo. La saluto. Ecco, di due parole, ma lo ringrazio tutti gli amici, perché stanno tirando fuori un po' l'essenza del territorio, un'essenza che è rimasta per lungo tempo nascosta. Chiaramente ora non posso ringraziarlo perché è andato via il professore, ma ringrazio tutti gli associati di questa associazione, perché questa è la lotta, è qui, come ha detto il professore, portare avanti questa storia per tanti aspetti. Chiaramente l'aspetto della verità, che questo è un aspetto nobile, un aspetto valoriale, ma anche l'aspetto territoriale. Purtroppo oggi io, per quello che mi occupo, faccio parte anche dell'associazione Gluendum e qui di Piedriba, abbiamo fatto parecchio tempo fa un evento insieme proprio con Don Carnevale, ricordando questa storia, cercando anche di promuoverla chiaramente e aiutando l'associazione del Centro Studi di San Claudio, chiaramente, che da sempre lotta per questa verità. Ma quello che voglio dire, anche mi occupo anche in parte di politica, quindi questo per me è importante. Io credo che al di là dell'aspetto politico, al di là di ogni categoria, situazione, associazione, quello che a me fa piacere è aver visto questa sera un gruppo di amici, ma soprattutto un gruppo di marchigiani che dicono no, noi vogliamo tirare fuori la storia. E questo per me è un grande orgoglio, perché se oggi parliamo di lavoro, dei giovani, delle iniziative, quello che si può fare, parte anche da questo. Io vi ringrazio di cuore, perché la lotta per questo non è solo una lotta dal punto di vista culturale, che come ho già detto è fondamentale e importante, ma anche una lotta di rivendicare il lavoro, perché poi dietro questo c'è un lavoro anche turistico, che è giusto che ci sia, perché è giusto far conoscere al mondo questa storia. Quindi io ti ringrazio, ringrazio tutti gli amici, buon lavoro e mettiamocela tutta, questo deve essere il bene di tutti. Grazie. Grazie. Visto che siamo in prossimità delle festività di Natale, per ringraziare di questa serata fra amici, non posso che elogiare il lavoro fatto da alcune persone che voi conoscete, che sono un po' i fondatori di questo centro studi, e allora mi permetto di fare un brindisi e dico: viva il vino scintillante nel bicchiere più brillante, e viva il vin, e viva il vin, auguri al centro studi. Cucinato in casa, addirittura ci sono andati da fare per poter permettere tutto questo, grazie di cuore veramente. E
mi piacerebbe che questa idea poi non morisse qui, che continuasse, perché è una bella, era di diete nel Medioevo, ne sono state fatte moltissime, e quindi questa speriamo che sia la prima di una lunga serie. Stiamo più insieme, stiamo, cerchiamo tutti insieme di portare avanti questo discorso, perché credo che a livello di turismo, soprattutto per il territorio, creare posti di lavoro, questo è quello, è il fine vero, non tanto i personalismi, questa è la cosa che mi interessa un po' di più. Abbiamo qui anche il padrone di casa, Don Gianni, che ha cercato sempre di mettersi sullo spigolo per evitare di farsi vedere. No, ma come fa? Non si mette. Veramente, non è male. Se non fosse per Don Gianni, il matroneo sarebbe ancora chiuso. Esatto. Io non so quello che ha pensato quando mi ha dato la chiave, la prima, un anno e mezzo fa, e quello dice, chissà questo qui che vuole qui a San Carlo, che poi manca il terzo del corridoio io, quindi potete immaginare, no? C'è un intrufolato. Ed è, lui, è uno di quelli che dice la chiesa è la mia, lui, eh? Ecco, sento veramente di aver trovato dei fratelli, più fratelli di tutti quanti, di tanti altri, in queste persone che vengono durante l'estate tutti i giorni, poi il resto durante l'inverno, almeno 2 o 3 giorni a settimana, vengono a passare il loro tempo qui nella chiesa di San Claudio, e io li sento molto molto vicini. Quando vedo la porta aperta, sempre vado a fare un saluto a questi miei fratelli. Ecco perché è cresciuta l'amicizia, è cresciuta, ecco, la stima. E abbiamo fatto veramente una bella famiglia. Io quindi, quando vedo il portone chiuso, mi sento più solo. Invece quando è aperto, ecco, sento che qualcosa sta crescendo in mezzo a noi. E soprattutto la certezza che questa idea che noi sosteniamo deve sfondare. E ce la mettiamo tutta. E certamente con questi tipi qua ce la faremo. Grazie, buonasera. E devo dire che noi veniamo da molto lontano, perché abbiamo dovuto superare tutta la valle del Potenza, quindi per noi è stato un impegno gravoso, e al di là della valle abbiamo trovato te per caso. C'è voluto tantissimo tempo, guarda, per svalicare è stata un'impresa gravissima. Poi dopo c'è stato l'amico comune che era Paolo Bresani, e quindi è nata questa sorta di un'amicizia spassionata e comunque collegata sicuramente a un fatto culturale, a un fatto emotivo anche. E devo dire che a noi è costato tantissimo, perché ci siamo fatti decine di nemici, lo sai che a Recanati purtroppo è il paese dei leopardi, però c'è anche un'intelligenza molto forte, no? E quando l'intelligenza ha saputo che noi eravamo passati qua per caso, siamo stati richiamati, oh, ma che cazzo c'è andato a fare laggiù? Capito? Quindi scherzosamente, per cui il discorso è andato avanti, e pian piano è nato anche un interesse veramente culturale, no? Perché devo dire che pur abitando a 20 km da qua, questa tematica non la conoscevamo e non l'avevamo affrontata. Poi pian piano invece devo riconoscere che c'è un'attrazione che si porta avanti, e il discorso finale poi è quello che ci coinvolge, è che dovrebbe il tutto coinvolgerci verso l'orgoglio territoriale, che è una cosa che anche per chi vive esperienze di tipo diverso come noi, quindi anche il mondo politico eccetera, forse quello che a noi marchigiani è mancato e manca da sempre è l'orgoglio territoriale, che potremmo avere invece motivo da vendere, no? Perché ci sono tutti i requisiti per la consapevolezza, no? È una questione anche di interesse, però sicuramente noi sappiamo vendere male la nostra merce, no? Quando a livello politico ci confrontiamo in situazioni diverse, diciamo che i campanilismi in altre regioni hanno prodotto eccellenze, tipo in Toscana, no? Noi dei nostri campanilismi dobbiamo quasi vergognarci, io credo che non sia, che non debba essere così, quindi lavoriamo, stiamo insieme, divertiamoci soprattutto, anche goliardia in quello che stiamo facendo. Grazie. Grazie a voi.
Sì, è uno dei quelli che trottano al matroneo. Il 2020 sarà denso di avvenimenti, a parte i turisti che ne verranno tanti, però stiamo preparando conferenze, convegni ad alto livello. Stiamo smuovendo con molta difficoltà la regione, la fondazione Carima, la Carima di Fermo un po' meno perché vabbè. E poi la regione, quindi avremo dei personaggi importanti, non so se si potrà realizzare, da Franco Gardini a Carlo Cambi ai emeriti professori dell'Università di Houston di Varsavia, che terranno delle conferenze molto importanti. Adesso noi speriamo di dare una risonanza, però certo, siamo fiduciosi. È un po' dura, cioè, però noi, io sono un tipo che non arretro, soprattutto con il mondo politico, quindi da parte mia ci sarà un forte impegno a battermi contro le istituzioni, contro tutta questa, gli ostacoli che ci verranno sovrapporti. E poi approfondendo, studiando, leggendo i libri che sono stati pubblicati, mi sono convinto che la tesi è più che vera, più che valida e che merita di essere sostenuta, anche perché, e lo dico così da persona che si occupa di marketing, credo che sia l'unica possibilità che abbiamo per far ripartire questo territorio dopo il terremoto. Cioè io dico sempre, e quindi non capisco per quale motivo questa cosa non venga colta, e cioè ci sono paesi nel mondo che vanno avanti da 60 anni, un'economia locale, Florida, con il mostro di Loch Ness, lo stavo dicendo prima. Cioè, ci rendiamo conto come campa la gente? Noi qua che abbiamo una risorsa incredibile, la lasciamo così davvero sottoterra, senza sfruttarla. Questo è sciocco, può essere tutto, come dire, falso, potrebbe essere un grande abbaglio, anche se bello, divertente, ma non importa, già solo per questo motivo dovremmo iniziare a lavorarci, ma seriamente. Quindi, al di là di tutto, ecco, due considerazioni banalissime, e poi la terza, più bella, che grazie a questa storia io ho incontrato tutti voi, mi diverte molto sempre incontrarvi, essere con voi, vi ringrazio ancora per quello che avete fatto, per queste serate bellissime che mi regalate. Grazie ancora. Non voglio annoiare, per cui adesso c'era Stefania che voleva dire due parole, però prima di Stefania c'era Nando, mi interessava Nando che si è messo sul piede giù lo spigolo, proprio per evitare, non lo so, perché è un tipo timido. È il direttore della Rucola. Andavamo a scuola insieme a San Ginesio, se ricordi offeso, quando chiamavamo la Volpe? Si è offeso perché sull'insalata perché sull'insalata non c'era la rucola, si è offeso. Il latino non c'è la parola rucola, eh? Mi sono dovuto lamentare. In dialetto è la rucchetta, la rucola, con la G. Però, che vuoi da me? Allora, tu chiacchieri sempre, allora, per iscritto, due parole. Ha detto tutte delle cose bellissime, la più interessante l'ha detta il signore là, che noi potremmo vivere veramente, le nostre zone potrebbero essere prospere grazie al turismo storico, al turismo culturale, perché Carlo Magno, ok, ma la storia delle Marche è molto più antica, è molto più sconosciuta, perché con gli studi che stiamo facendo, sia noi in redazione con Simonetta Poggiani, con i nostri collaboratori, qui ci sta Togito, ecco, il veterinario, il faggero veterinario, è diventato uno storico, un ricercatore, con Mimmo, con tutti quanti, e sta venendo fuori che il popolo piceno che abitava le Marche, che ancora lo abita, perché noi siamo dei piceni fondamentalmente, ha creato un impero economico molto prima dell'impero romano in tutta Europa. E questa è una storia nascosta e la stiamo tirando fuori con le ricerche del Nazareno, che si rifà, come diceva prima Don Carnevale,
se va ai testi, i testi degli scrittori romani che seguivano gli eserciti romani, e quando gli eserciti romani sono andati alla conquista dell'Europa si sono trovati sempre tra i piedi le enclave dei Piceni, che si erano trasferiti in Piemonte, in Liguria, in Francia, in Bretagna, perché commerciavano, per altri motivi andavano a prendere lo stagno, eccetera eccetera, però era una popolazione ricca, organizzatissima, che aveva conquistato tra virgolette l'Europa in modo commerciale, unendosi con le altre popolazioni, mentre i romani usavano la spada. Quindi un sistema molto avanzato, molto civile, sistema commerciale per entrare in contatto con gli altri, e lo facevano i Piceni, lo facevamo noi secoli fa. E che le Marche, il nostro territorio, sia sempre stato molto curato nei secoli lo ha testimoniato anche le ricerche dell'Università di Camerino, l'antropizzazione dei luoghi, la cura che avevano le popolazioni per i corsi dei fiumi, eccetera eccetera. E adesso recentissimamente i ritrovamenti che sono stati fatti a Tolentino, un villaggio preistorico fortunatamente scoperto, quasi intatto, con tutti quanti le suppellettili, gli oggettini, gli scarti di lavorazione di quello che facevano, si parla di migliaia di anni prima di Cristo. E qui andiamo anche al ciottolo di Tolentino, un piccolo sasso in cui c'è raffigurata la Dea Madre. Quindi la civiltà di queste zone è antichissima e ricchissima, e va secondo noi molto valorizzata. Che poi si arriva anche a Carlo Magno, personaggio molto importante, una storia molto importante, una storia da cui in questi luoghi è nata l'idea di Europa. E mi fermo qui, se no dopo andiamo troppo avanti. Penso che hai qualcosa da dire anche su questa zona. Su questa zona, sì. È la mia zona, quindi io cerco sempre di portare qua i turisti. Fai bene. Faccio bene, vero? Con tutte le difficoltà relative, perché purtroppo il nostro territorio ha un piccolo handicap. Non ha fama, non diciamo internazionale, ma nazionale, è poco conosciuto. E la prima cosa che mi chiedono i turisti, che cosa c'è da vedere? Non a San Claudio, ma a Macerata o a Fermo, non si aspettano le belle cittadine, le belle città che sono. Quindi capite bene quanta difficoltà posso avere io poi a portarli a San Claudio. Adesso per esempio Mimmo, il 30, ho convinto un gruppo a venire. È difficile, sapete, muovere un gruppo di turisti, questi vengono da Ravenna, per vedere una chiesa che noi sappiamo essere bellissima, della quale noi conosciamo la storia, ma loro non conoscono tutto ciò. La difficoltà più grande che io trovo, e i miei amici l'hanno trovata facendo un po' il mio lavoro di a San Claudio, è raccontare e spiegare alle persone che vengono da fuori quello che c'è stato qua, perché nessuno... È la verità, vero? Nessuno sa nulla prima di mettere piede nel nostro territorio. E questo è un po' un compito che ci siamo sobbarcati noi, problema, vero? Come centro studi, perché dalle altre parti non ci viene poi un grande aiuto. E allora aiutateci. Quello che, il discorso che si faceva prima del marketing, quello può essere giustissimo, perché... Si gira perché la purtroppo... storia, allora c'è anche un diverso approccio da chi viene da fuori. È vero. Perché non è facile, c'è anche da dire, e quando, infatti quando Piero si incazza, si può dire, sì, dopo vado a confessare, quindi non c'è problema. Si incazza con i politici, con tutte queste associazioni
con tutto il rispetto, ma che nascono e già prendono subito questi soldi. Quello suo ha preso 30.000 euro, quanto ha preso lì? Appena nata quell'associazione 30.000 euro, noi qui stiamo invece tutto ad autofinanziarci e a elemosinare i centesimi per poter fare qualcosa. Sinceramente da un po', fa un po' male, ecco perché Piero si incavola tante volte, proprio parte in guarda. Però aggiungo una cosa, però c'è tanta soddisfazione. Perché su un gruppo, un pullman, ne pensate, quindi 50 persone, dove magari è vero che 40 restano completamente esterrefatte, come per dire di che state parlando, anche perché fino adesso per loro che vengono magari da Milano o da Napoli, è quella la storia, no? Stiamo dicendo una cosa completamente nuova, però noi il seme lo gettiamo, perché per 50 persone 40 sono... ti guardano come per dire sei matto, però ce ne stanno qualcuna sì, sì, che mi chiede dopo il sito, che mi chiede che compra i libri, qualcuno c'è. Sì, sì, sono... cioè, quindi è il seme che stiamo gettando. Nazareno, ci sembrava brava. Anche tu Gina, non ti girare, pure io quando andavo a scuola cercavo per non essere interrogato andare a me mi ha stimolato la vita, perché quello che succede, anche dico al commerciale, detto alla cosa del commercio, a noi ci manca il brand, alle marche manca il brand. Il brand in alto ce ne abbiamo metri cubi. Sul prossimo sto preparando un articoletto lì da 80 anni prima della guerra di Troia. Eravamo popoli bellicosi come Dio comanda. La signora, devo ringraziare in pubblico, che una volta mi ha tradotto un pezzo di tedesco. Quello che ci vorrebbe tra noi altri effettivamente è che una maggiore voglia da parte di tutti di collaborare. Senza voler fare gli scoop fasulli, il brand deve essere serio. Da un po' di tempo a parte magari va di moda anche quello non serio. Per non dire altro, il Ciauscolo IGP è fatto con i porci romeni. Maiali romeni, no? Sei un porci romeno. Quindi dobbiamo cercare di essere attinenti alla realtà. Cercare di sviscerare qualsiasi piccolo argomento, non andare dietro a voli pindarici, cercare di portare avanti la verità che sta dalla parte nostra, non sta dalla parte di quell'altro. Anche con i Monti Azzurri, quando è stato il 22 scorso, stavo lassù, io ho parlato da Epigenia a Carlo Magno, c'è una catena lunga. Dobbiamo non far sorgere il fuoco, ma far sorgere la quercia. Per far sorgere la quercia è necessario fare le radici solide e che non ci sia vermi o altri parassiti che seccano radici e quell'altro. E io quindi vedo i nuovi entusiasmi e mi fa estremamente piacere. Siate tranquillamente. Dobbiamo essere tutti quanti persone serie, però se qualcuno ci frega un'idea lasciamo perdere, ma e quindi quello casomai lo risolviamo, ma cerchiamo di approfondire qualsiasi argomento con le competenze di ognuno, cercando di dare un suggerimento a chi capita. Antonio mi ha dato le tavole ingegneriali e io ci ho riprodotto i percorsi che hanno fatto i vigeni, perché c'aveva i siculi per i libri precedenti di cui parlavamo lì. Così cerchiamo di essere veramente un gruppo che magari preferiamo una tavolata, ma sul tavolo e davanti al computer ci abbiamo spesso e alla fine il brand viene fuori, lo capiranno tutti quanti. Non è una lode. Chi conosce la storia vicena e etrusca sa chi è Alessandro Naso. Ci ho avuto modo di contattarlo, mi ha detto di parlarci, mi ha detto di contattarlo quando capita. Per cui
qualcuno comincia ad alzare la orecchia. E il buon Nando mi dice che ci leggono in tanti. E quindi però, capito, una stupidaggine che dice in Nazareno Graziosi può nocere a moltissimi altri, ci teniamocene delle volte per noi altri, magari mangiamoci sopra qualcosa, dormiamo sopra e poi dopo la diciamo. Scusate se è stato lungo, grazie. No. Due cose sostanzialmente, la prima questione che io, su cui io vorrei che tutti poco cooperassimo è quella della divulgazione, perché è vero che poi chi viene non sa nulla, no? Ma non sa nulla proprio della storia di quel periodo, al di là di San Claudio, però la storia di quel periodo, no? È ancora una storia, io sono anche insegnante, quindi che non si fa, si fa male, si tralascia, quindi la divulgazione è importante, cioè questo discorso che portiamo avanti da circa un anno dell'acquisto di un materiale che sia di facile utilizzo, di utilizzo anche al di là della disponibilità di tempo che Mimmo e altri che sono pur tanto disponibili hanno, però di fronte a un afflusso che è considerevole, sta diventando considerevole, sì, diventa un po' esigua, no? Sì, perché, sì. Allora, la possibilità di avere uno strumento che sia divulgativo, di facile linguaggio, che dia un approccio anche a grandi linee di quello che è l'aspetto proprio temporale dei luoghi di quel periodo, già sarebbe di grande ausilio, no? Perché proprio è al di là della storia di questo luogo. Poi invece su questo luogo, giustamente tu mi hai detto, io sono capitata qui per caso, in bicicletta, andavo in bicicletta 25 anni fa, tanto tempo fa, andavo in bicicletta, ma non solo a San Claudio, è questo. Prima giustamente Don Carnevale diceva, e mi ha colpito, penso che abbia colpito tutti voi, quando avete chiesto, no, di questa nuova scoperta, di questo nuovo documento, questa scoperta, ho detto no, io voglio solamente ragionare sulle fonti. È vero, perché è vero, non si può, tra l'altro in questo momento poi tutti gli occhi, no, sono un po', anche se segretamente, puntati pure su questi discorsi che si fanno qua, anche per motivi, secondo me, non voglio fare geopolitica, però qui sgrana in Germania in questo momento ha un significato, portarla nell'Europa del Sud potrebbe avere un altro significato, punto, qui mi taccio. Però per me il discorso però è stato diverso, è stato l'ispirazione che questi territori hanno, perché secondo me se noi l'ascoltiamo, questa terra parla tanto. È piena di centri commerciali, è piena di roba ormai, no? Ci hanno buttato sopra sul nostro territorio pannelli, autostrade, svincoli, cemento, dappertutto, Riccardo ha fatto di tutto di questo territorio, e però parla, perché io sono andata a San Claudio e mi ha parlato, e non li conoscevo, sono stata a San Maroto, per caso, e lì pure sono rimasta così, mi ha parlato il territorio, perché mi ha detto, oh, è strana sta cosa, è strana sta chiesa, è strano questo luogo. Sono stata alla Maddalena a piedi con mio marito, quel tempo fa a piedi, siamo saliti fino a su. Ah, su quella su sopra su? Su sopra, ma puramente per caso. Madonna. Mi sono affacciata e dico, ma qui c'è qualcosa, no? Quella neanche, qui tanti neanche sanno che esiste, quella Maddalena. Quindi basta percorrere il nostro territorio, conoscerlo, pure questo è un aspetto divulgativo che dovremmo fare noi, cioè invece di andare a volte, no, a percorrere i soliti luoghi oppure andare in vacanza chissà dove, cioè cerchiamo di conoscerlo questo territorio, perché poi ci parla, ci dà delle ispirazioni. Poi la ricerca è vero che si fa con le fonti storiche, però se non c'è un'ispirazione dietro che fa leggere le fonti storiche, se non c'è qualcosa che da dentro ti ispira, la ricerca storica non si fa, cioè non è fredda, non è citare le fonti freddamente. Ci deve essere, e il territorio, secondo me, questo territorio ancora parla. Parla perché nessuno ha mai raccontato, quindi per forza parla, no? La Toscana può parlare molto di meno. Le Marche possono parlare ancora tanto, hanno bisogno di qualcuno che dia voce, ecco, che dia voce a quello che devono dire. No, hanno già detto benissimo tutto quelli che mi hanno preceduto, mi associo con tutto il cuore, vi saluto, vi ringrazio.
No. Passo la parola a Antonio, grazie. Grazie a tutti, speriamo di rivederci comunque presto. Abbiamo portato anche amici che non sempre frequentano appunto il gruppo, l'ambiente. Li ringraziamo di essere venuti, di essersi avvicinati. Ne cito qualcuno per tutti quelli che stanno vicino a me. Abbiamo un editore di Macerata col quale ci ritroveremo appunto all'appuntamento che è stato detto per domenica prossima. Abbiamo caro amico Tonino Mercuri, pediatra di Corridonia, anche lui, Mario Carteghini che è stato promotore di quella bellissima iniziativa fatta quest'anno, la Coppa del Mondo di paraciclismo, che ha avuto molto molta risonanza, è stata apprezzata da tutto l'ambiente, ecco, nazionale e anche internazionale. I corridori sono rimasti molto contenti dell'accoglienza che hanno avuto da parte della nostra popolazione, sono rimasti veramente commossi quando magari altrove invece trovano ambienti un pochino più distaccati, no? Ecco, bene, grazie a tutti. La parola Antonio. Vorrei aggiungere qualcosa? Sì, sì, benissimo, vieni. Buonasera a tutti. Brevi. Parlo dei tempi di viaggio, che potrebbero essere anche questa una chiave per cercare di fare un po' di luce su questo aspetto. Parlo solo per due minuti perché non voglio fare una lezione su questa cosa, però la ritengo interessante perché leggendo la storia appunto che diamo per scontata ho potuto verificare che in realtà alcuni avvenimenti non avrebbero potuto essersi verificati proprio valutando i tempi di viaggio. Faccio solo un semplicissimo esempio al di là dei tempi di viaggio che sto studiando proprio di Carlo Magno, studiando i regesti e le varie date in cui lui era presente in vari luoghi d'Europa. Per esempio quello di Annibale, studiando proprio il percorso di Annibale ho potuto constatare che facendo il famoso giro per scavalcare le Alpi, per prendere alle spalle i Romani eccetera eccetera, in teoria, in base alla storia, avrebbe dovuto percorrere all'incirca 40 km al giorno, e con questi 40 km al giorno ha fatto pure parecchie battaglie. In realtà invece, a mio avviso, poi quando sarà possibile presenterò questo studio, in realtà si potevano percorrere tra i 15 e i 20 km, forse anche meno in inverno, e in estate non più di 30. Tra l'altro, e chiudo, i Romani avevano proprio delle regole precise. I Romani avevano due tipi di percorsi, uno più lento che era di 30 km e uno più veloce che era di 36 km, perché correvano per 6 ore, camminavano per 6 ore. E allora mi sono chiesto, ma perché questi 36 km? In realtà invece io ogni tanto vado a camminare con mia figlia a quello che chiamavano il ovale, la zona industriale, che è un ovale di 1200 metri. E io anche con un po' di affanno sto dietro a mia figlia. Se uno cammina molto veloce ma non corre, un passo veloce ma molto vicino alla corsa, ebbene il tempo di percorrenza è esattamente tra i 5 e il 9 e i 6 e 1, quindi una media di 6 km. 6 per 6 fa 36, quindi c'era una logica in tutto questo. Però 36 km d'estate, quando era tutto asciutto, ma se pensiamo a un esercito come per esempio quello di Annibale, che dicono di 100.000 uomini, quanti pasti al giorno, quanto materiale si dovevano portare appresso, cioè c'è tutto un discorso che poi ci sarà tempo per eviscerarlo, in cui io ritengo in pratica, per farla breve, che gli imperi sono stati fatti con qualche migliaio di uomini, non con 10.000, 100.000 e così via, insomma. Era praticamente impossibile. Grazie.
qualcuno vuol dire qualcosa, ecco qua. Non la conosco, se si presenta da solo così. Mario. Castecchini Mario, chiaramente il cognome dice subito che sono corridoniano. Sono tornato a Corridone 50 anni fa. Da qui, come accennava l'architetto Garbuglia, l'evento mondiale per festeggiare. Al ritorno abbiamo costituito con un amico, Orlando Santuzzo, una società, e per il coronamento dei 50 anni abbiamo avuto. Ma non vi voglio annoiare con queste cose. Vorrei innanzitutto ringraziare il reverendo che ci ospita, il comitato locale di Alberto Borresi che ci ha invitato. Grazie, grazie, perché questa è vita, la vita è socialità e convivenza. Ma vi voglio raccontare un fatto che dovrebbe farci riflettere, perché al di là degli studi, secondo me c'è oggi un discorso anche di carattere diverso, qualcuno ha parlato di marketing. Noi nel 1979, se ben ricordo, l'anno europeo dell'ambiente, da Corridonia organizzammo un'escursione a San Claudio, guadando i clienti con una passerella. Cioè praticamente raggiungemmo San Claudio, Corridonia è vicino chiaramente, guadando, attraversando i piedi con una passerella di legno. Fu una cosa anche molto bella, romantica, la RAI fece un bellissimo servizio. Altri raggiunsero San Claudio in bicicletta o con i pattini, fu molto bello. Perché? Perché San Claudio a quel tempo, reverendo lei non so dove era, San Claudio rappresentava per Macerata e per Corridonia un punto di attrazione. Sono trascorsi gli anni e poi ho notato che San Claudio è rimasto quello che comunque è una località splendida, però la Badia di Fiastra ha fatto uno sviluppo veramente imponente, e come marchigiano plaudo, perché bisogna uscire dai confini del perimetro dell'Upaesitto per capirci, no? Quindi plaudo, però mi domando, all'atere degli studi, del centro studi, che è importantissimo, bisognerebbe cucirci una strategia turistica di altissimo livello, perché possa richiamare al territorio gente che al di là dello studio, della ricerca, eccetera, comunque dà vita al territorio, perché è bellissimo questo posto. Io qualche volta, quando ho bisogno di ritrovare me stesso, magari qualche minuto così, eccetera, vengo da solo perché faccio una parte del viale, eccetera, e mi domando, ma com'è possibile? Da chi dipende? Dal comune? Dal vescovado di Fermo? Dagli abitanti? Io non so da chi dipenda. E comunque da sin d'ora, Alberto, io sono disponibile a collaborare in qualsiasi cosa. Perché assolutamente qui si può fare ma molto di più. Ad esempio quella strada lì potrebbe essere adibita solo anche come passaggio, fare delle cose, farci uno studio per la miseria, perché c'è un grandissimo patrimonio, oltre che quello storico di cui i colleghi, le persone che ci hanno preceduto hanno ampiamente accennato. Don Carnevale poi ci ha messo anche del suo, ci ha messo questa enfasi che è splendida veramente. Quindi per favore non basta solo la ricerca storica, bisogna assolutamente affermarlo turisticamente, perché ne ha tutte le qualità, le capacità, e le persone che abitano qui, che sono persone ancora di una semplicità e di una amorevolezza unica, e anche questo è un patrimonio culturale, non è da poco. Grazie.